Ciao e bentornato nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Prodotti finiti, terminati, au revoir, adieu, basta, non sport più, cose del genere. Allora, cominciamo in realtà con una cosa che mi è piaciuta. C'è ancora un poco d'acqua dentro, me ne sto accorgendo adesso. Anyway, lo shampoo Pantene. Conscia che tante non apprezzano Pantene, a me piace Pantene, l'ho utilizzato per anni. Io ho utilizzato veramente solo Pantene per tanti anni, poi un po' mi sono scocciata e ho cominciato a comprare altre cose, ultra dolce, insomma, fruttis. L'altra volta ero al negozio di detersivi, apro una parentesi, conviene comprare, proprio questo è un'esternazione da casalinga, conviene comprare detergenti, shampoo, cose del genere, di questi brand così da supermercato, intendiamoci, al negozio di detersivi, perché c'è un abbattimento del prezzo che va, oscilla da tra il 30% e il 40%, è una cosa che io ho notato e quindi volevo ricondividerla con voi. Niente, praticamente, oltre al fatto che fosse in offerta, ho detto vabbè, ricompriamo sto Pantene. Mi è piaciuto da impazzire. Ora, io lo diluisco lo shampoo e già è finito. Dici tu, com'è che è già finito? Un paio di volte l'ho utilizzato normale, cioè senza diluirlo, ma per una questione di fretta. Credo sia un paio di volte. Quel bell'uomo di mio marito che ha i capelli corti e quattro peli in testa fa così ed è finito. Perché è piaciuto molto pure a lui? Perché qua dice shampoo purificante, capelli incredibilmente puliti senza appesantire. Sì, devo dire che è vero. Ne prendo un altro della Herbal Essence che mi piace tanto, sempre trasparente. Questo qua è trasparente, cioè lo shampoo è trasparente. Mi è piaciuto tanto, questo lo consiglio. È finito, au revoir. Il nostro amore si conclude con un tuon. L'ho smontato letteralmente, raccolto proprio col pennello, infilavo dentro il pennello per raccogliere quello che c'era da raccogliere, ma a un certo punto proprio mi sono arresa, non c'era proprio più niente. Correttore Too Faced Born This Way. Il mio fu light medium. Per i miei gusti un po' troppo chiaro, aveva sottotono arancio che era quello che interessava a me, nel senso una bella cosa aranciata che contrasta ormai questo girocchio di occhiaie. Mi è piaciuto tanto, sai perché? Si fissa, rimane luminoso e non va nelle pieghe. E ti devo dire che mi è piaciuto tanto pure perché dà una buona coprenza. Ora ne ho comprato uno della MAC che non va bene, sinceramente. E infatti stavo meditando se prendere di nuovo questo, però un tono più scuro, perché questo è troppo troppo chiaro. Mi è piaciuto veramente tanto, l'ho centellinato. Veramente un buon prodotto. Mi è piaciuto e lo consiglio, perché in tanti mi chiedevano qual è il correttore che usi, che mi rendeva molto più luminosa. Adesso io sto avendo problemi perché con i correttori che sto utilizzando per adesso non mi sto trovando granché bene, se ti devo dire il vero. E il risultato si vede. Ho finito l'ennesima bottiglietta di questo profumo. Sto cercando il numero, ma non c'è il numero perché l'altra volta in tanti me lo chiedevano, ma io chissà dove cavolo l'ho letto. Allora, io compro il profumo nel negozio Equivalenza, Only Essence. Quello che compro io, che è buono, oh, quanto mi piace, è il Dior Portofino. Però allora, guarda, il numero non lo sto trovando, forse cioè, sarà caduto perché c'era il bollino qua, se non vado errato. Comunque, se tu vai al negozio Equivalenza e vuoi sentire questo profumo, che è buonissimo, e ti dico dura più di quello originale Dior, perché quello Dior dopo un po' che, no, dopo qualche ora non si sente più. Questo qua invece io lo metto la mattina e la sera ancora sento che arriva l'odore. Vai al negozio Equivalenza e dici salve Dior Portofino per favore. Quanto è buono, quanto mi piace, mamma mia. Ho finito pure questi, veramente me li bevo io questi proprio perché faccio. Allora, questo se non sbaglio è costato 15 euro, una cosa del genere. Mi piace da morire, mi piace da impazzire, mi piace da impazzire. La cosa bellina pure di Equivalenza è che se vai con la tua bottiglietta, che come vedi si può aprire, la riempiono, ecco, e si paga 1 euro in mano. Diciamo, la bottiglietta costa 1 euro. Io, questa è quella un pochettino più piccolina che tengo in borsetta. Guarda, è l'ennesimo che compro. Magari, ecco, io non lo dico sempre perché mi sembro ripetitiva, però è l'ennesimo che compro. Mi piace da impazzire, è buono questo Dior Portofino, che è buono, sa di fresco, di pulito proprio, che è buono, quanto mi piace. Questo l'ho finito un bel po' di tempo fa, ne ho parlato bene e confermo quello che avevo detto in precedenza perché mi sono piaciute veramente veramente tanto. Non ricordo bene dove le ho comprate perché ricordo averle comprate al supermercato. Il problema è questo, che io sì, ho il supermercato sotto casa dove vado spesso, però mi capita
tante certe volte tornando a casa mi vado fermando ai supermercati che vedo pure vicino dove ho parcheggiato, quindi io sinceramente non ricordo benissimo dove le ho comprate. Comunque sono della marca Clendy Home and Care Face Clean salviette imbevute. Mi sono piaciute perché obiettivamente struccano molto bene, considerato che le ho pagate veramente poco, perché veramente erano molto low cost, le ho comprate come tappabuchi una sera prima di tornare a casa. Struccano bene, non ha, le presente quando usi le salviettine? Io le uso quando sono stanca, mi scoccio proprio. Io certe volte proprio raccolgo le ultime forze, non per fare qualcosa di significativo nella mia vita, ma per struccarmi. Sì, cioè, ma io credo che in tante, certe volte la sera proprio scoccio a morire, quanto mi secca certe volte, mamma mia, proprio perché c'ho sonno. Allora, queste qua struccano abbastanza bene, certe volte tipo le salviettine viso rimane tipo il viso un pochettino infastidito, no? Io poi lo sciocco sempre, a dire il vero, però con questo qua ti devo dire che non mi ha dato fastidio sentire questa, cioè l'effetto sul viso post struccaggio, diciamo, ecco. Sai che le cerco da un paio di settimane andando in supermercati perché mi sono piaciute tanto e le vorrei ricomprare. Secondo me sono veramente, almeno per la mia esperienza, veramente delle ottime salviette, soprattutto il rapporto qualità-prezzo. È brava Clendy. Con grande rammarico ti devo dire che il Magnificence Serum Rouge di Lierac s'est terminé. Allora, io prima della fine dell'estate del 2016 non avevo mai utilizzato sieri, mai. Li ho avuti, ma non li ho mai, ho sempre un po' snobbato i sieri. Io con questo siero praticamente mi sono straricreduta perché mi è piaciuto veramente tanto. Ora, da quando io ho utilizzato questo siero, questo faceva parte di un travel, è presente come si chiamano, i kit quelli da viaggio, quindi con la pochettina e le serie piccoline di prodotti da portare in viaggio. Questo era lì in quel kit. Questo siero mi è piaciuto da impazzire. È rosso, mia, rosso. È rosso. Lo metto, cioè la pelle proprio luminosa, quasi più compatta, ma quello che dico in pubblicità mi sembrava veramente, cioè mi sembra. E devo dire che nei video, spesso e volentieri, i giorni in cui io ho utilizzato questo, perché essendo piccolino un po' con lo centellinato, se ti devo dire il vero, i giorni in cui ho utilizzato questo oppure un altro siero della Benefit contorno, nei commenti io lo leggo, ah ma sei più luminosa, ma stai bene in viso, perché ho utilizzato questi prodotti, quindi vedi quando si dice una buona skincare, non lo so, io con questi prodotti Lierac mi sto trovando bene, li trovo in farmacia, ce ne fosse uno che ancora ho qualche cosa da ridire. Questo l'ho finito, per adesso io ho altri prodotti, quindi non credo proprio che andrò a comprare un siero Lierac, ma non appena termino tutto quanto mi sa che mi sparo il siero Lierac perché mi è piaciuto tanto. Posso fare una domanda, ma qualcuno il siero lo usa pure d'estate, punto interrogativo, perché io d'estate non uso chissà quali grandi creme, cioè uso soltanto una crema idratante molto leggera, preferisco, e tra l'altro la tengo pure in frigorifero. Qualcuno mi, perché sul viso mi danno fastidio le cose d'estate perché fa caldo, se qualcuno usa d'estate mi può dare qualche suggerimento, così considera che io sono novellina con il siero, ma questo quanto mi è piaciuto, non so che cavolo c'è dentro, ma quello che c'è mi piace. È finito anche il Magnificence Crème Velouté Jure Nuire Forme Éclat, sempre della Lierac, sempre facente parte del kit travel size che cui ho preso il, come si chiama, l'altro prodotto piccolino che ti ho mostrato. Questa mi è piaciuta perché era veramente molto ricca come crema, molto molto. Considera che questo travel kit me l'ha regalato mia madre e io ho cominciato ad utilizzare questa crema, che era abbastanza pesante, soltanto la sera, perché ancora non faceva molto freddo, anzi c'era veramente caldo, e quindi la gradivo la sera. Non mi ha accompagnata tutto l'inverno, nel senso che veramente l'ho centellinata a pizzichi e morsi, ma mi è piaciuta veramente tanto. L'ho utilizzata in quei giorni in cui io dovevo passare molto tempo all'aria aperta, quindi camminare tanto, e l'ho utilizzata perché non mi ha screpolato la pelle, anzi no, aspetta, l'ho detta male, un minuto, la dica il stampatello italiano, ha fatto sì che non mi si screpolasse la pelle, ecco, me l'ha tenuta molto nutrita, me l'ha tenuta, e ti devo dire pure che mi piace come base, dico, perché la pelle è da essere molto luminosa, proprio fresca, sana. Beh, ma questi prodotti li era proprio, ti devo dire che per me è stata una scoperta. Mi pare di settembre che ho cominciato ad utilizzare i prodotti Lierac che trovo in farmacia e parafarmacia, mi stanno piacendo tanto. A proposito di Lierac, sembra un video sponsorizzato Lierac. Allora, non l'ho finita, ma praticamente se ne andrà stasera. Acqua micellare, questo è tra i primissimi prodotti Lierac che ho provato, taglia piccolina, l'ho comprata per provarla e poi ho comprato quella grande. Questa è The Maquillon de Cher, acqua micellare struccante. Mi ricordo che le prime acque micellare
cancellari che compravo, le prendevo da Sephora, ma tantissimo tempo fa. Proprio per me furono le prime, io conoscevo solo quelle fondamentalmente. La chiamavo l'acqua micellare, ma tutti acqua micellare, io continuo a dire acqua micellare. Obiettivamente questo è un prodotto che costa. I primi due di Lerac che ti ho detto sono piccolini, fanno parte di un kit da viaggio, quindi bene o male un pochettino, forse lì per provarli o comunque per levarsi un capriccio si potrebbe fare, perché il kit da viaggio in realtà non costava tantissimo. Io sono uscita un pomeriggio con l'intento di comprare questa. Quanto costava? Perché ho comprato quella piccolina, mi volevo sfottere un po' di soldi incretinate perché non si può pagare soltanto tasse, condomini e cose. Ho detto no, prima che qua finiscono i soldi mi voglio comprare il struccante che dico io. Ho avuto la botta di fortuna clamorosa di trovarlo a un prezzo più che soddisfacente e l'ho comprato. Adesso l'altro giorno volevo prenderlo in farmacia per altri motivi, ho detto mi prendo la comicellare perché sta finendo. Infatti era segnata 26 euro. Ora io non l'ho pagata 26 euro, devo essere il vero, io non so se il prezzo varia farmacia in farmacia. Là non c'era prezzo consigliato, perché mi ricordo che quando l'ho comprato c'era proprio la targhetina col prezzo consigliato dalla casa, era segnata 26 euro. Non lo so se è proprio una cosa di quella farmacia. Comunque è veramente eccezionale, strucca velocemente, non brucia. Io uso prima il latte struccante, il latte detergente, dopodiché con un batuffolo di cotone passo sul viso, lascia veramente il viso fresco, luminoso, ben struccato, leva via, cioè tu pensavi, io pensavo certe volte, io mi sono struccata, poi passavano veramente due pompatine di acqua micellare e ancora c'era trucco. Veramente questa è stata una delle migliori acqua micellare, anzi no, è la migliore acqua micellare che abbia provato. Però ti devo dire che leggendo un attimino nei commenti è un parere un pochettino diffuso su quello su questa acqua micellare, quindi non ti dico di comprare quella là, però se ti vuoi togliere un capriccio che ogni tanto, ragazzi, una se lo deve togliere, forse perché per adesso io veramente sono operata da tutti i lati, ogni tanto una si deve togliere un capriccio veramente. Allora anche questo sta per finire, ma praticamente c'è per domani mattina. Questo è un olio, non mi ricordo più, olio straordinario Summer Action rigenerante estate, e ci ho messo un bel po' a finire, non è che è durato, considera estate 2015, siamo a febbraio 2017. L'ho utilizzato, l'ho portato con me pure in spiaggia diverse volte, diciamo che d'estate lo metto nella pochette e lo utilizzo al mare. Io non vado in piscina, vado al mare. L'ho condiviso pure con le mie amiche quando andiamo al mare tutti quanti insieme, per cui io passo sconfetta a tutti. L'ho utilizzato spesso anche mio marito d'estate, che non asciuga i capelli, ne metto un po' nelle mani e insomma si tocca i capelli, e devo dire che fa i capelli stupendi pure a mio marito. Mi è piaciuto tanto perché non unge, non appesantisce, mi è piaciuto veramente tanto questo olio dell'Elvib. E questi erano i prodotti che ho finito in questo periodo, e devo dire che sono stati dei prodotti che mi hanno soddisfatto tanto. Sono contenta quando nei prodotti finiti parlo bene, perché certe volte nei prodotti finiti tipo io sbuffo perché non mi è piaciuto quello che ho utilizzato, non mi sono piaciuti i prodotti, e non c'è niente di peggio, sia che io li acquisti, io sono una persona fortunata perché a me omaggiano molte cose, ma sia quando me li omaggiano che quando li acquisto, quando un prodotto non mi piace, non mi soddisfa, mi dispiace sempre un po', penso sempre che sia un grandissimo spreco. Spero che il mio video ti abbia fatto compagnia e ci vediamo domenica con un vlog e lunedì con un nuovo video. Che meraviglia, ciao.